Cari amici, bentrovati in questa nuova rubrica, punto al direttore. Stasera parleremo di politica, partiti politici vecchi e nuovi. Chiaramente abbiamo tanti partiti, però lo spazio è sufficiente, è abbastanza, e ce n'è ancora, per i nuovi partiti, quei partiti moderati che intendono dare un contributo all'Italia, un contributo allo sviluppo del nostro paese. E allora lo facciamo con i dirigenti nazionali delle Forze Democratiche Libere, FDI d'Italia. Ne parliamo con la Presidente Clara Funicello, donna appassionata della politica tarantina, l'avvocato Piero Luigi Maggiori e l'avvocato ingegnere francese in Berlina. Ecco, allora, da dove cominciamo questa domanda? Perché questa associazione che poi sarà domani un partito? Questa idea di creare una nuova sigla politica, no? Già in Italia abbiamo diverse, comunque c'è spazio per nuove sigle e nuove forze politiche. Allora, Presidente, forse prego, ingegnere. allora sì, inizio a parlare io, visto che questo movimento l'ho ideato io 3 anni fa, in una giornata invernale del 27 gennaio del 2020, ci trovavamo a casa, smart working obbligatorio. Io, oltre a questa attività, diciamo, politica, sono funzionario dello Stato e svolgo un'attività al Ministero dell'Ambiente, sono un collaudatore. E a un certo punto, con l'inizio della pandemia, tutta la pubblica amministrazione ci hanno messo a casa obbligatoriamente per legge. Quindi ci siamo trovati spaesati e chiaramente eravamo liberi, no? La testa, mentre il giorno precedente dovevamo svolgere attività lavorative in ufficio, il giorno successivo eravamo a casa a praticamente girarci i pollici. E siccome io non sono abituato a girarmi i pollici, ho ascoltato, diciamo, alcuni miei colleghi, dicevo, vabbè, inventiamoci qualche cosa per darci un impiego. E allora abbiamo iniziato a fare le cosiddette forze del sole. La mattina all'alba ci alzavamo, facevamo reazione fisica, guardavamo il sole e ci ispiravamo. Per un anno intero è andata avanti così, dopo è entrato in questo nostro movimento di promozione sociale un famoso medico italiano, presidente dei Medici Cattolici Italiani, e mi ha detto: Francesco, chiamiamolo Valori della Vita, perché è più attinente, oltretutto, questo, diciamo, mio amico è molto vicino al Vaticano. E quindi abbiamo ricambiato il nome da Forza del Sole a Valore della Vita. È durato un altro anno e questo movimento ha ricambiato il nuovo nome in Forze Democratiche Liberali, perché la base fondamentale per me è essere democratico e liberale. E siamo andati avanti ancora. Come presidente, prima di Clara Funicello c'è stato un altro presidente. E a questo punto lo posso anche dire, è il professor Martino Farnetti, un'ottima persona, un professore universitario, il quale per un anno, diciamo, è stato con noi, poi era candidato anche sindaco, è stato sia sindaco di Ardea e poi anche candidato nelle ultime consultazioni. Poi per certe vicende, diciamo, un po' così di politica, non è stato più appoggiato da certi movimenti di centrodestra, ma soltanto da noi liberali. E quindi lui si è ritirato. In questo ritiro, i nostri candidati li abbiamo di nuovo ricollocati nelle liste dei Fratelli d'Italia e sono stati eletti. Quindi noi abbiamo adesso dei consiglieri anche nel comune di Ardea. E detto ciò, siamo andati avanti. Abbiamo anche avuto dei candidati durante le ultime consultazioni alla Camera dei Deputati in Calabria, Giovanni Trombino. A Roma mi dovevo candidare io nella lista 10 volte meglio, se non che è stata ricusata dalla Corte d'Appello e quindi diciamo, è naufragata la mia candidatura. A Milano avevamo anche un altro gruppetto di persone che si dovevano candidare in 10 volte meglio, eppure lì la lista è stata ricusata dalla Corte d'Appello e quindi siamo andati fuori. Comunque noi non ci siamo scoraggiati, siamo andati ancora avanti. È entrata a questo punto anche come presidente Clara Funicello, prima come presidente onorario. Poi, man mano che andava avanti, si è fidata di me e ha accettato anche l'incarico di presidente dell'FDL. Io sono molto onorato di averlo in questo gruppo. E qual è il mio spirito? Io sto cercando di costruire, perché il mio è un punto ingegneristico. Quindi costruiamo i movimenti e poi, man mano che andiamo avanti, vediamo un po' cosa fare. Abbiamo fatto certamente uno statuto, abbiamo un simbolo e ieri abbiamo fatto il programma.
Cioè, il programma è un programma che ci ha messo tanto tempo, perché è iniziato a lavorare il generale Maurizio Pennarola, poi c'è stato il dottor Marco Palombi, poi il dottor Alberto Caso, sono tutti capi dipartimento o coordinatori regionali, come anche adesso l'avvocato Piero Maggiori e il presidente dell'Emilia Romagna. Quindi abbiamo cercato e sto cercando di mettere dentro persone di alto profilo morale, sociale e professionale. E soprattutto chiedo, quando diamo le nomine di diciamo, dirigenti territoriali o di capo dipartimento, che siano dal punto di vista penale immacolati. Chiediamo appunto un'autocertificazione di assenza di cariche penali. E questa è una caratteristica che ci contraddistingue e ci dovrà sempre contraddistinguere, perché è la base per fare una buona politica. Oltre a questo, noi abbiamo fatto anche, diciamo, sempre in estate, ho progettato una università dove circa 10 docenti stanno facendo ogni giovedì, a titolo gratuito, dei corsi di buona politica. Ieri sera appunto abbiamo avuto il generale Maurizio Pennarola, direttore della NATO, ex direttore della NATO, che ci ha illustrato una bellissima diciamo, scenografia di un missile intercettato, sempre come esercitazione stiamo parlando, intercettato sui cieli della Grecia, che veniva intercettato da un altro missile. Da l'Ucraina, dalla Grecia. Sì, dalla Grecia, veniva intercettato da un missile, diciamo, della Turchia, il nostro alleato, e in cielo, nel cielo della Grecia, prima di colpire l'Italia, veniva disintegrato. Ecco. E ci ha rincuorato, perché chiaramente siamo messi in buone mani, nel senso che abbiamo una buona difesa missilistica. Ecco, e questo è un corso, poi altri corsi proseguiranno fino a Natale, quindi dureranno in pratica 3 mesi. E il prossimo anno ripeteremo. Questi corsi sono finalizzati a che cosa? Sono finalizzati ad erudire le persone che vogliono, diciamo, candidarsi a consigliere, sindaco, consigliere regionale e, perché no, anche al Parlamento. C'è un programma ambizioso il Vortens, no? Già evidenziate. Non ancora costituito ufficialmente, già evidenziate all'occupazione dell'Italia, insomma, no? Vero, è vero. Noi ci eravamo già candidati alla Camera e siamo riusciti in Calabria a prendere 1.300 voti, che non sono molti, ma per me sono stati anche più... eravamo brillanti sconosciuti. E quindi aver preso 1.300 voti in una regione come la Calabria, per me è stato un grosso onore. In più, cosa facciamo? Qual è la nostra strategia di costruzione? Perché parlo solo delle costruzioni, poi casomai parlerà dei programmi, l'avvocato che è eloquente. Per la costruzione, qual è la mia strategia? Io mi confronto tutti i giorni con altri movimenti e nel confronto cerchiamo di capire se abbiamo affinità elettive per poter andare avanti oppure siamo amici. Ieri ci siamo confrontati con un altro movimento, che non dico il nome, abbiamo visto che non c'erano affinità, ci lasciamo in amicizia senza andare oltre. Questo confronto, ingegnere, scusi, è un confronto dialettico, senza le urle quotidiane che sentiamo sempre in televisione, senza quello odio proprio sviscerato che è uno contro l'altro, no? Cioè, da parte nostra mai, noi affrontiamo sempre con pacatezza i confronti, valutiamo gli altri, ci valutano pure gli altri a noi, e alla fine dopo un confronto all'interno del consiglio direttivo, noi abbiamo adesso un consiglio direttivo fatto da tutti i 13 coordinatori regionali e presidenti regionali, più i capi dipartimento, siamo arrivati a 23 circa, a regime ci saranno 20 coordinatori regionali, 20 presidenti regionali e 12 capi dipartimento in tutto il consiglio direttivo. E quindi saremo una bella forza. Però questo, il consiglio direttivo non è la forza apicale, la forza apicale sarà la segreteria tecnica quando sarà fondata. Al momento non ci sta la segreteria tecnica, quindi ci appoggiamo per queste decisioni strategiche importanti o al consiglio direttivo oppure al cosiddetto consiglio dei saggi, in cui sia il presidente Clara Funicello che l'avvocato Pierluigi Maggiore sono membri. Quindi quando ci sono problematiche un po' delicate, il consiglio dei saggi si pone lì la problematica e si cerca di dare una soluzione. Adesso vi faccio chiedere alla Clara Funicello, che noi abbiamo intervistata qualche anno fa, nel 2021, fu da un'intervistata, la chiamiamo la passionare di Taranto, cioè che lo fa con, no? Fa con passione questa politica attiva, questa politica d'assalto proprio. Clara, che mi dici? Questo movimento di Forze Democratiche Libere,
ti senti proprio integrata, no? Vero? Non so se mi sente la Clara, ti senti? Forse non sente. Non mi sento, non mi sarei. Poi fermato... ci, allora, posso rispondere, ci sentiamo almeno 6-7 volte al giorno, quindi è integratissimo. Okay, va bene, va bene. Avvocato Maggiore, lei è presidente di Emilia Romagna, della sì. Forze Democratiche Libere. Sì. Come, cioè, ha notato, ha partecipato alle ultime elezioni politiche, e cosa ha visto di strano tra l'attuale composizione, cioè partiti, vincitori? Cosa ha notato perché questo, per dar forza al suo movimento? Al suo, la cosa che mi ha lasciato abbastanza soddisfatto che abbiamo un governo eletto dai cittadini, e questo non è una cosa da poco. È importante, è importante. La cosa che mi ha lasciato insoddisfatto è che solo la metà degli italiani sia andata a votare. E questo è un problema. Perché una democrazia compiuta, sì, perché una democrazia compiuta, una democrazia forte si basa sul voto dei suoi cittadini. E allora, anche pensando a questo, quando l'ingegnere in Berlina mi contattò e ci scambiamo le idee, ci siamo trovati sulla linea univoca, cioè dobbiamo interessare quelli che non votano, ma per un motivo molto semplice, perché è cambiato l'elettorato. Abbiamo avuto visto in questi anni cosa è successo ai partiti che sono passati dal 35 al 16, dal 25 all'8. Questo vuol dire che l'elettorato è cambiato ed è maturo per acquisire dei dati esatti. Una volta i partiti si muovevano coi simboli. Abbiamo tutti più o meno la stessa età, ci ricordiamo le tribune politiche, i partiti politici non parlavano quasi mai nei media. E la forza del partito era legata al suo simbolo, pertanto chi votava un certo simbolo andava avanti a votarlo, è andato avanti a votarlo per 20 anni. Questo non è più così. L'elettorato ci ha dato un segnale molto chiaro. Vabbè, adesso ti stavo sentendo. Okay. Allora, come facciamo? Quale può essere una strategia che non è strategia? È un modo nuovo di fare politica. Dobbiamo rappresentare ai cittadini delle modifiche di carattere legislativo che siano concrete e realizzabili. E perché siano concrete e realizzabili devono sottostare innanzitutto a due regole. Primo, non siano di carattere costituzionale. Perché fare una modifica di carattere costituzionale, sappiamo tutti che ci vogliono i 2/3 della maggioranza qualificata per 2 volte. E questo eventualmente può essere l'obiettivo di una forza politica che ha già raggiunto un grandissimo consenso. Secondo, non devono creare voragini nel bilancio dello Stato, perché diversamente chiunque potrebbe dirci: sì, hai ragione, è una bella idea, ma i soldi dove li trovi? E allora dobbiamo concentrarci su modifiche che siano essenziali, che non comportino una spesa pubblica e che possano essere veramente rivoluzionari. Dobbiamo intervenire sulle banche, nel senso che il sistema bancario vigente va anche bene, ma va ampliato. Va ampliato come peraltro esiste negli altri paesi del mondo. Parliamo delle banche d'affari. Dobbiamo intervenire sul servizio pubblico, perché non è ammissibile che i nostri alti dirigenti dello Stato abbiano l'aumento di stipendio se spendono di più e se fanno anche più debiti. Pertanto esiste una riforma, e poi all'interno delle strutture dello Stato, ahimè, si vive male. I nostri dirigenti, se non solo di una certa corrente politica,
rischiano il mobbing. Abbiamo situazioni aberranti di persone che non vengono messe in condizione di lavorare perché c'è un'antipatia di carattere politico. Abbiamo dirigenti che prendono 240.000 euro l'anno e se mai hanno 30 anni, 35 anni, perché sono stati amici degli amici, e si permettono di mettere in croce persone con alta professionalità e che guadagnano semmai un quinto di loro, ma sono quelli che ci mettono la faccia nelle situazioni da risolvere, nei collaudi per esempio. Queste cose devono finire. Come bisogna darsi una legge sulle lobby, siamo l'unico paese al mondo a non averla, nonostante 25 progetti naufragati. Non è possibile che i lobbisti entrino in Parlamento e sussurrino agli ignoranti di turno come deve scrivere la legge, perché deve guadagnare Pinco Pallino e non Caio Sempronio. Le riunioni con i lobbisti devono essere certificate, verificate, deve esserci un albo scritto dove si inseriscono i lobbisti. Non possono permettersi di dare la direttiva economica finanziaria dell'Italia al ristorante, al bar con quattro amici. Queste cose devono finire. Se i nostri cittadini si sentono rappresentati da idee, da modifiche legislative come quelle che abbiamo presentato nel nostro tipo programma, e a questo punto si chiederanno: ma perché io devo dare il voto a chi fa delle chiacchiere inconcludenti, piuttosto nei confronti di chi mi presenta dei progetti concreti e realizzabili che fanno bene al paese? Nel nostro programma leggerete per esempio che c'è per la sanità, chiediamo lo studio sui virus fagi. Virus fagi, per chi non lo sapesse, sono virus fagocitatori, e con questi si combattono le intolleranze e le reazioni negative agli antibiotici. E personalmente mi recai in un istituto dove vengono fatti, un istituto sponsorizzato dal Pasteur di Parigi. Abbiamo 1.500.000 morti e altamente invalidi per queste cose, per gli antibiotici che corrono negli alvei dei fiumi, corrono nei fossi portati dagli allevamenti intensivi. Abbiamo delle situazioni aberranti come l'Ilva di Taranto, che non è stata rimodernizzata con i nuovi crismi. Abbiamo delle situazioni aberranti come i termovalorizzatori a 400 gradi, e come avverrà in me le ceneri pesanti di cobalto, di cromo, verranno sparse da ditte negli asfalti delle città e delle strade. E non si va alla ricerca dell'ottimo, non si va alla ricerca per esempio del termovalorizzatore ossigeno a 1200 gradi. Dobbiamo uscire dall'ignoranza, anche se bisogna sempre pensare, io so di non sapere, come diceva Socrate, ma bisogna uscire da questa politica che deve essere guidata da un telegiornale, deve essere guidata da un lobbista, deve essere guidata dall'amico dell'amico, e il problema è fare le scarpe all'amico dell'amico perché non è più amico. Io credo in un'Italia unita. Io sono un meridionale del nord, come ci definiamo noi romagnoli. Ma avete mai visto un romagnolo in politica voi? Mai. Perché? Perché abbiamo l'idea e poi cercano di farle gli altri. Perché noi non ci hanno mai voluto in politica? Perché siamo antipatici, sì, siamo abbastanza ignoranti, sì, siamo abbastanza anche maleducati, non abbiamo l'educazione delle belle persone del sud, dove esiste un'educazione più spesso della nostra, un formalismo più spesso del nostro. Siamo sanguigni, però la nostra Romagna non va male, anzi è un fiore all'occhiello del paese, ma ricordatevelo, non perché c'è il PD, perché ci sono i romagnoli. E voglio ricordare
che c'è bisogno di fare una rivoluzione, come diceva Mazzini. La verità oggi, e lo diceva allora, è la cosa più rivoluzionaria. Pertanto dobbiamo muoverci nel campo delle idee realizzabili e concrete, dei progetti legislativi che possono essere attuati. Vogliamo parlare di flat tax? Ma parlare di flat tax, come si fa a parlare di flat tax se non si modifica l'articolo 53 della Costituzione che prevede la progressività? Oggi, se parlare di flat tax vorrebbe dire inoculare nel nostro sistema fiscale la proporzionalità. Ma questo non è previsto dalla Costituzione. Ah beh, allora facciamo finta di parlare di flat tax, perché così la gente ha capito, poi semmai mettiamo degli aspetti di progressività ravvicinati. Sì, ho capito, ma allora spieghiamola bene alla gente. Oggi il cittadino medio comune è diplomato, non è come una volta. Non offendiamo i nostri elettori. Abbiamo 20, 10, 15 milioni, adesso non so il dato esatto, che si rifiutano di andare a votare. Ho sentito Clara, vuole portare sì. I suoi saluti. Perché certo, certo, ma anzi che non parte siamo che... a collegarsi con Clara e Funicello. Non riesce a collegarsi, mi ha telefonato, ha detto che si scusa. Ah, peccato. Comunque, diciamo, è presente, noi ci sta osservando e ci sta valutando. Peccato, bene, peccato, perché la presenza femminile sarebbe andata bene rispetto a due macci come noi. Prego, avvocato, sì. Continui con il suo excursus del vostro programma associativo. Nel nostro programma, per esempio, le banche d'affari in Italia non esistono, ma perché non devono esistere? Lasciamo più stare il sistema legislativo bancario esistente per la raccolta del denaro, ma perché la banca d'affari deve esistere solo per il grande gruppo industriale e non per il singolo cittadino? Io per esempio pensavo che queste cose qualcuno se le ponesse come domande, ma nella mia vita non ho mai visto qualcuno. Scusa, non avete pensato alle grandi aziende che hanno sede in Italia, hanno dallo Stato i contributi e poi trasferiscono le sede legali all'estero? Beh, ma certo, ma nel momento in cui. Ma perché vanno all'estero le nostre aziende? Non è solo un problema. È anche un problema bancario. Perché vanno all'estero a trovare e riescono a trovare i fondi? Perché da noi i fondi li trovi il più delle volte, purtroppo, se sei amico di quell'amico. Dobbiamo uscire da questo schema. Oggi in una banca d'affari il funzionario fa carriera dentro la banca per gli affari che azzecca. E non dobbiamo più vedere cose come sono successe, peraltro con dei risvolti molto tragici, in qualche banca che in questo momento, tra le più vecchie banche del mondo, o forse la più vecchia banca del mondo, si trova in una crisi assoluta. Il sistema va riformato, il sistema giustizia. Va riformato, per esempio, il potere del GIP, del giudice delle indagini preliminari, che non può avere il potere solo di suggerire al pubblico ministero di fare nuove indagini. Ma deve dire al pubblico ministero: se ci sono le prove vai avanti, se non ci sono le prove non vai avanti. Il processo non si può fare. Ne ho parlato pochi giorni fa. Scusate se mi intrometto, direttore, dopo tutte queste scuse, è convinto di passare con noi o ancora rimane nella sua... No, guarda, faccio il giornalista e io sono super parte in questo momento. Una corretta informazione ai nostri elettori, che è giusto che sia così. Insomma, io ho letto il vostro programma, che è voluto dalla Stagicello, sono incuriosito e vi ho intervistato. Insomma... C'è il messo il mare, no? Adesso accontentatevi. Scusate, abbiamo messo in moto il nostro. Io faccio domande e voi mi rispondete.
Allora abbiamo fallito. Allora, stasera stavo valutando Pierluigi Maggiore se era capace a convincere un direttore di giornale a fare. Io prendo in premessa, cioè, dovete, perché uno poi vi deve votare? E questo ho chiesto prima, allora, durante. Comunque, a parte gli scherzi, io lo ringrazio prima, molto il dottor Peragine. La mia domanda, poi ingegnere, non è che. Io ringrazio le parole in bocca, a me piace mi dà molto fastidio, dice molto fastidio, specie tutti i giorni, da parecchio, che vediamo sempre sui canali nazionali una polemica continua, sia da parte dei conduttori che non fanno il loro lavoro, sia da parte dei politici che fanno. Allora, io non posso, non consento, non ammetto, non con che uno giornalista faccia parte vabbè, lasciamo stare. Allora, politica divisiva. Avvocato Pierluigi Maggiore, per i miei poteri ti zittisco. Allora, stavo dicendo, voglio innanzitutto portare i saluti da Clara, dal presidente Clara, e ci dispiace che non è potuta intervenire. E soprattutto eppure Piero, diciamo, la saluta. E poi noi ci stiamo organizzando per il 3 a fare un incontro, tutto il nostro direttivo, ad Ardea, al Golf Club Mare di Roma. E Piero verrà da Forlì, verrà ad Ardea e offrirà da bere al presidente per fatti nostri che non posso dire in trasmissione. Però ha promesso che offrirà. Ma la mia sempre aperto il vino. A parte queste cose, la politica secondo me deve essere di dialogo, di confronto, di dialettica pura. Non di odio. Mai. Noi ci divertiamo. La gente. Per noi è un divertimento. La gente, dottore, mi scusi dottore, io inserirei il delitto di politica divisiva, perché è un danno per lo Stato. No, io probabilmente adesso non vedo più, perché ogni canale che vedo dove c'è questo confronto c'è chi grida, io cambio canale, mi vedo un film distensivo, rilassante, e non più queste trasmissioni divisive. Oppure venga, soltanto tempo da perdere. Direttore, venga a vedere i canali di FDL, le sue, vede che si diverte, perché noi lavoriamo. Ingegnere, io da vedere ho 4 giornali da curare: il Corriere Nazionale, il Corriere di Lucania, Radici e Stampa Parlamento. Certamente la carnata la posso senz'altro fare. A parte gli scherzi, noi siamo molto onorati di questa intervista, siamo molto onorati di questa intervista, perché chiaramente è un giornale molto importante. Io ho trasmesso questo link a 700 nostri iscritti, quindi non so quante persone ci stanno seguendo, però il link l'abbiamo trasmesso. E soprattutto perché in questa intervista è stata gratuita, noi non abbiamo pagato nulla, cioè certo. È stata offerta dal giornale per spirito veramente di italiano. Non chiediamo soldi per le interviste, anzi i soldi abbiamo bisogno, per la verità, perché non si vive d'aria, però non abbiamo chiesto. Questo lo volevo sottolineare, volevo ringraziare a nome di tutti noi per questa veramente ospitalità che ci hanno dato. Voglio dire, appunto, per noi, perché noi non abbiamo ancora soldi, noi ancora non siamo formalizzati. Da gennaio faremo una formalizzazione davanti al notaio, però al momento siamo amici e appunto siamo un'associazione di promozione sociale che è nata spontaneamente di persone per bene. Questo lo posso dire ad alta voce, e quindi andremo in questa direzione. Quindi, è un vero peccato che Clara non possa essere stata presente con noi, ma sono sicuro che sarà fiera di noi. No, ma ci sta seguendo, proprio solamente il telefono ha detto che non riesce a parlare, però ci sta seguendo, quindi... Quello, ripeto ancora una volta, è quello di dare una corretta informazione, perché noi vogliamo acquisire lettori e non mandarli via. Il lettore deve essere curato, bisogna portare notizie fredde, notizie cere, notizie che è capace di capire, non che sia stupido, però con questa situazione politica attuale è un po' confuso, è un confusionario. Se abbiamo un governo eletto dal popolo, perché lo si fa tanto per denigrarlo, tanto per dire tutto il contrario di tutto, a un mese dalle elezioni? Fate lavorare il governo, date il tempo tecnico, valutate i fatti, non le parole. Ma qua vedo che i nostri politici, una certa parte, devo dire per la verità, non stanno aspettando che uno scema sulla buccia di banana
per dire la loro, dirle qualcosa, ma è troppo zitto, cioè, ecco, il discorso di confronto puro, dire le cose che vanno e quello che non vanno è un piacere, ma attaccare comunque è dappertutto, è perché sono d'accordo, stanca, non vota più, ma io chi devo votare a questi quattro qua, che devo votare? Che non mi fanno capire niente sul loro programma, non hanno un programma, grido, fanno. Allora io voglio capire perché devo votare a voi, ecco il senso, ditemi perché devo votare, convincetevi, non con le chiacchiere, i fatti concreti, non perché tu ieri hai detto così, tu dopo, con i fatti, cosa avete fatto? Cosa volete fare? Ecco il confronto che c'è, non su altre chiacchiere che purtroppo i telegiornali ne sono piene in questi giorni, e questo è un dispiacere, mi dispiace molto. Beh, andiamo, torniamo a noi, lasciamo stare il resto, non ci frega niente. La vostra organizzazione a che livello sta? Cioè, visto che siete già organizzati, come siete organizzati? Allora, sì, noi siamo, attualmente abbiamo 13 coordinamenti regionali, ce ne mancano altre 7, e in tutti i coordinamenti abbiamo degli iscritti, però non tutti sono completi con i vertici, quindi direttore, coordinatore e presidente regionale, e ci stiamo lavorando. Chiaramente ogni giorno io appunto faccio confronti con altri movimenti chiedendo loro di aderire, perché è il mio compito principale da chiamiamo ideatore e coordinatore nazionale cercare l'adesione. Alcuni mi dicono che non è questa la strategia, e io dico: qual è la strategia? Dice: no, entra tu da noi. E allora che entro da voi, va bene, mi sta anche bene, ma che garanzie mi date? Vabbè, diciamo i confronti che facciamo, però ho detto, adesso ultimamente ne abbiamo fatti due, il 4 andiamo a Modena, dal, come si chiama, senatore, aiutami Piero, suggerisci? Giovanardi, il 3 ci incontriamo qui, poi abbiamo un altro incontro con un altro movimento e stiamo cercando di lavorare. Il nostro compito è organizzarci. Il programma siamo riusciti a farlo entro ieri, e quindi chi legge il nostro programma vede che noi non scherziamo, noi stiamo puntando a fare fatti, come si dice, un programma fattibile, non un programma come si dice, che non avrebbe né capo né coda, oppure che di cose irrealizzabili. Cioè non possiamo dire usciamo dall'Europa, dall'Unione Europea, perché non è realizzabile, non possiamo dire usciamo dalla NATO, perché non è realizzabile, noi siamo dentro la NATO e dentro l'Europa. E su questo solco dobbiamo continuare ad andare, modificando quello che è possibile modificare e migliorarlo. Aspetta, la NATO è una cosa che europea, nel vero senso della parola, non paesi, cioè, la comunità europea deve essere unica. Adesso non mi risulta che ci sia questa comunità europea politica, c'è cioè quella geografica, quella economica, però quella domina quella politica. Qui ogni paese deve avere per fatti suoi. Questa Europa la dobbiamo migliorare, non può andare avanti così com'è, però non dobbiamo uscire, non possiamo ragionare con quei movimenti che dicono no Europa, noi dobbiamo stare dentro l'Europa e migliorarla da dentro, stando dentro, andando lì a battere i pugni a Bruxelles come poter migliorare. Questa è l'idea dell'FDA. La Presidente Meloni, che con il suo viaggio, che è il primo viaggio, penso che abbia fatto una certa cioè redazioni di certo livello, e spero che queste redazioni siano, si concretizzino poi nel futuro, chiaramente, no? Lei che ne pensa? Ha fatto molto bene, perché diciamo che lei si è incanalata, è diventata più moderata rispetto ad anni addietro, dove era molto critica verso l'Europa. Adesso è entrata in un alveo in cui sta dicendo: vediamo un po' cosa possiamo fare, c'è dentro l'Europa, perché è così che bisogna ragionare, non si può pensare di andare contro qualcosa, ma di stare dentro per migliorare, per formare, per fare un'Europa che vogliamo, quella che abbiamo sempre sognato. Io mi ricordo all'elementare sognavamo dell'Unione Europea, noi italiani eravamo entusiasti, e poi però siamo i figli dei patti di Roma, noi ha preso una strada diversa. L'Europa finanziaria non può andare bene, ovvio, ci vuole un'Europa politica, un'Europa che vede tutti gli europei e gli dà la
come si dice, il diritto della felicità, come noi abbiamo messo nel nostro titolo, che è un po' utopistico, però l'abbiamo copiato dalla Costituzione giapponese. Anzi, è stato lui, è proprio lui che è il colpevole di aver voluto... sì, infatti è nell'articolo 13 della Costituzione giapponese... E sarebbe, parlando di Costituzione, sarebbe anche ora che l'Europa si desse una Costituzione che si è arenata dopo anni di lavoro, e non, meglio non dire neanche perché. Corretto, e noi abbiamo iniziato il nostro programma, il diritto di ogni essere umano alla felicità. Ecco, questa frase che sta proprio, è il titolo del vostro partito, sì, il partito c'è. Il diritto di ogni essere alla felicità, cioè cosa intende? Cioè, alla felicità detta così, un po' per me, oppure una felicità vera? No, ma vedo dottore, siccome parlo io, se permetti, Francesco. Sì, vai. Sei tu il conduttore. L'articolo 13 della Costituzione giapponese, che dice che i cittadini hanno diritto alla felicità coerentemente con gli interessi dello Stato, ovviamente. Pertanto il diritto alla felicità vuol dire non sentirsi vessati da uno Stato, non sentire lo Stato nemico, non sentire lo Stato arrogante, ma sentire lo Stato che lavora per te e fa di tutto perché tu possa, tu, la tua famiglia, i tuoi figli possano essere felici. Non mi sembra un dato da poco. Certamente. È una grande sfida nostra, una grande sfida. In questo essere felice, ovviamente, entra il discorso del lavoro, dell'assistenza, certo, della sanità, del singolo individuo, certo. Tant'è vero, la fiscale dopo questa frase abbiamo fatto 12 dipartimenti che dovrebbero gestire tutte queste altre problematiche, dove esatto, essere tutti i nostri programmi. Quindi prima abbiamo iniziato con la frase utopica per poi dire come la possiamo adottare, con 12 dipartimenti in cui ogni dipartimento avrà un suo compito lavorando nel bene del nostro paese e soprattutto con lealtà e con attaccamento da patrioti italiani. Quale che no, io sono ufficiale anche io sono ufficiale come il dottor Maggiore, e per lui un ufficiale dei carabinieri, oltre ad essere avvocato, e quindi noi queste cose le vogliamo portare avanti con un alto spirito patriottico. Ecco, questo è quello che vogliamo essere noi. Ma in questo futuro partito avete previsto qualche ordine di controllo, oppure tutti quanti siete autonomi? No, ordine di controllo noi abbiamo, vi l'ho detto, abbiamo innanzitutto adesso un consiglio direttivo che è formato da tutti i 20 coordinatori regionali, dai 20 presidenti regionali e dai 12 capi dipartimento. E sopra questo consiglio direttivo ci sarà la segreteria politica, che al momento non abbiamo fatto. Mentre per quanto riguarda la parte tecnica, ci sono i 12 dipartimenti che hanno 150 direzioni generali, non ancora tutti coperti. E sopra questa struttura tecnica ci sarà il Consiglio Superiore dei Saggi, in cui sia Maggiori che Clara Funicello fanno parte. E questo, chiamiamolo adesso, è il massimo organo dove andiamo a risolvere eventuali problematiche nostre interne. Quindi ci rivolgiamo al Consiglio dei Saggi e chiediamo al Consiglio dei Saggi: è ammessa la seconda tessera con un altro partito? Il Consiglio dei Saggi, se io mi prendo la tessera, non la prenderò mai di un altro partito, perché sono fedele a FDL, ma se il Consiglio dei Saggi mi dà l'autorizzazione, io mi posso iscrivere anche a Forza Italia, mi posso iscrivere anche a un altro partito, perché è, come si dice, è il Consiglio dei Saggi che mi ha autorizzato a poter fare quell'altro partito. È un partito aperto a tutti i partiti, insomma, no? Prego? È un movimento aperto ad altri partiti. Cioè, a questo punto noi siamo aperti perché con un movimento politico, ma siete un'associazione di unità politica, mi dovete per forza avvicinare. No, non ho capito questo, ingegnere, mi spieghi meglio questo passaggio questo è un passaggio importante, perché noi nel nostro statuto abbiamo previsto la doppia tessera, cioè chi è tesserato con FDL può anche essere tesserato con Forza Italia o può anche essere tesserato con Fratelli d'Italia. E quindi per noi è giustificabile, non siamo così chiusi. E poi durante il voto che cosa varrebbe? Potrebbe per voi o per Forza Italia?
Non ho capito, chi prego. Chi ha la doppia tessera? A chi sì. Voterà dopo? Beh, noi chiediamo di votare FDL, sì. Ma ancora non siamo costituiti. Quindi nel momento in cui però saremo costituiti... Ma già è proiettato in questo senso. Stavo dicendo, tipo ad Ardi, ho fatto un esempio molto pratico, e quando il nostro candidato, professor Martino Frenzi, si è ritirato perché non aveva l'appoggio di tutto il sistema della destra, noi i nostri candidati li abbiamo inseriti, facendo una trattativa, in Fratelli d'Italia. E lì li abbiamo votati e sono stati eletti, perché abbiamo dato il nostro contributo. Eletti sì. Dove? Al Parlamento o in altre situazioni? No, questo abbiamo parlato soltanto della comunale, sì, che abbiamo fatto l'anno scorso. Cioè, voi avete avuto contatti con Forza Italia, cioè con Fratelli d'Italia? Anche con Forza Italia, è venuto Sgarbi qui da noi, è venuto Vittorio Sgarbi che rappresentava Forza Italia e con il quale abbiamo avuto un ottimo, diciamo, dialogo, e assieme a lui abbiamo fatto anche un altro confronto e siamo ancora tuttora in un confronto con i suoi dirigenti per vedere un po' se, lui si chiama Rinascita il suo movimento, se Rinascita lo possiamo fare, diciamo, con, dentro o in qualche modo ci stiamo confrontando, perché poi i nomi dobbiamo vedere cosa salgono. Però Rinascimento di Vittorio Sgarbi si sta confrontando con FDL d'Italia. Mentre con il partito Forza Italia, Fratelli d'Italia, vi siete confrontati? Avete avuto allora, con questi partiti grossi ci sono delle, come chiamiamole, dei contatti, però ancora non abbiamo fatto contatti di che tipo? Non mi considerano troppo? Diciamo che ci vedono bene, da quanto mi risulta ci vedono bene, siamo amici e ci vedono bene. Vabbè, allora, avvocato Maggiori, lei che sta in Emilia Romagna, sì. Chiaramente, perché dice che non ci sono parlamentari nei partiti politici? Intende dire Romagnoli? Perché lei ha mai visto un ministro romagnolo, un presidente della Repubblica romagnolo? Lei ha mai visto un presidente della Camera o del Senato romagnolo? Se li ricorda? Ne ricorda uno? Neanche Pugliese, insomma. Ma questo vuol dire che Pugliese abbiamo avuto Aldo Moro, no? Beh, non era Pugliese Aldo Moro. Uno basta e avanza, no? Diciamo, più che sufficiente. No, perché noi Romagnoli non siamo molto amanti della politica. Non siete amanti della politica. Esatto, siamo più amanti del fare. Noi facciamo prima rimboccarci le maniche che a fare delle chiacchiere. Ecco perché io mi voglio rimboccare le maniche all'interno di questo movimento e portare la concretezza, aiutare tutti a portare la concretezza ai nostri elettori. Questo è il mio progetto e la mia ambizione da romagnolo. Tutti sono in grado di capire, tutti sono in grado di apprezzare le buone cose, le buone idee. Studiamo buone cose, studiamo buone idee, presentiamole. Questa secondo me è la nuova politica. Io voglio una nuova politica in Italia. Non voglio più vedere lo Stato, gli enti dello Stato, gli organi dello Stato lottizzati dalla politica. E mettere i nostri buoni funzionari in crisi perché non hanno la tessera giusta. Questa è la vergogna che deve finire. Noi dobbiamo muoverci sulla concretezza, perché oggi allora, la verità è la cosa più rivoluzionaria. Posso aggiungere all'avvocato che con lui ci siamo conosciuti da poco, e da un paio di mesi che abbiamo questo rapporto. Lui prima era segretario di un altro movimento che mi ha raccontato, a un certo punto non gli è molto piaciuto. E quindi quale movimento, avvocato, era il primo segretario? No, preferirei non parlarne. Se cercate in giro nelle qualche pubblicazione è venuto fuori, ma quando mi sono reso conto che i fondatori avevano qualche problemino scritto nel loro passato, io non me la sono sentita, ma non perché non erano belle persone o persone simpatiche, apprezzabili, eccetera, ma perché siamo così tanti in Italia, perché dobbiamo legarci a persone che hanno avuto poi dei problemi e potrebbe essere un boomerang molto grosso per un movimento? E allora io ho deciso, ho ringraziato tutti dell'esperienza, è stata una bellissima.
Abbiamo problemi di collegamento anche con l'avvocato Maggiori. Qualche problema, sì. Prego, mi dica, continuo lei, ingegnere, possibile, l'avvocato. L'ingegnere amico non mi abbia... Vabbè, ingegnere, continuo lei, insomma, visto che l'avvocato... Io voglio dire, ho conosciuto l'avvocato Maggiore, mi è subito piaciuto per la sua, come si dice, di... non tanto l'offesa quanto l'ho percepito come pensiero molto simile al mio, e ho detto ecco esattamente questo che voglio fare, e quindi diciamo ci siamo subito messi in sintonia, l'ho proposto al consiglio direttivo prima come coordinatore di Forlì e subito dopo come coordinatore, come presidente della regione Emilia Romagna, in quanto abbiamo già un coordinatore in Emilia Romagna che è il dottor Gino Bernabini. E quindi diciamo abbiamo associato due belle persone, uno a fare il coordinatore dell'Emilia Romagna e l'altro a fare il presidente. E così stiamo cercando di fare anche in Sardegna, abbiamo il dottor Casu, e, diciamo in Sicilia abbiamo l'avvocato Mattane, eccetera, eccetera. E quindi il mio obiettivo è trovare le persone migliori in Italia, e presentare il nostro programma e chiedere di aderire. Se le persone ci capiscono il nostro obiettivo, che è anche utopico, perché chiaramente dire che vogliamo la felicità di ogni essere umano è un'utopia, lo so perfettamente, lo sappiamo perfettamente che è un'utopia, però le utopie molte volte vanno diciamo seguite per cercare di fare anche delle cose pratiche, e quindi se non riusciremo bisogna anche sognare, insomma, no? Infatti, no, è questo, è un sogno, tanto è vero che il progetto è senza sogni, no. Sulla vita, chiaramente. Certo. Ecco. Quanto dura ancora la trasmissione? Quanto possiamo ancora parlare? Abbiamo 10 minuti. Altri 10 minuti, vai, allora vai avvocato. Perché poteva integrare questo tempo, adesso parliamo così, vi spiegate un po' di questo vostro movimento, così... Possiamo dare per esempio massima completezza, no, dell'informazione, ecco. Ecco, allora, per esempio, prima non ho terminato un discorso sulla modifica legislativa, e pochi giorni fa ero in riunione con la Camera Penale della Romagna, nella quale sono iscritto, ed era presente nella nostra riunione video un presidente della Corte di Cassazione, sezione penale. Quando io gli ho manifestato la mia idea, lui ha esattamente espresso, l'avvocato Maggiore ha perfettamente ragione, se non rafforziamo la giurisdizione non andiamo da nessuna parte, e la nostra riunione era legata a valutare la riforma Cartabia. Poi ci sono i grandi temi da affrontare, le fondazioni ex casse di risparmio, sono un bel pugno di miliardi che non sono né denaro pubblico né denaro privato, sarebbe ora collocarle secondo me in un modo adeguato, dando per esempio la direzione al sindaco della città deputata, diciamo che possono avere un capitale di circa 72 miliardi all'anno, e nella media matematica potrebbero arrivare 1 miliardo a 72 città, anche se matematicamente non è corretto, però in linea di massima questo potrebbe essere un discorso. Perché le fondazioni scarse di risparmio possono, per statuto, devono investire in viabilità, sport, arte, musica, scuole. Ma ci sono 14 punti. Le fondazioni già lo fanno questo. Sì, non nella portata che dovrebbero avere, perché se un presidente di fondazione si prende uno stipendio di 25.000 euro al mese e poi arrivano 3 ambulanze con la scritta ringraziamo la fondazione, io direi che stiamo lavorando a ribasso, vediamo di mettere a frutto queste cose. Poi il governo Renzi diede un tetto agli stipendi dei funzionari pubblici, 240.000, e la Corte di Cassazione ha sentenziato che un governo è legittimato a mettere un tetto. Allora vediamo di abbassarlo un po' più quel tetto, e quello che avanza diamolo agli impiegati che guadagnano poco e lavorano molto, lo diamo ai pompieri, lo diamo alle forze dell'ordine, lo diamo chi è sul campo tutti i giorni
a giocarsi la pelle. Non è ammissibile che ci siano tante scatole sedie a 240.000 euro al mese e un infermiere, un pompiere che va a prendere quello che si è buttato giù da un ponte, lo chiude dentro un sacco e sulle spalle se lo porta ai suoi cari. Fare in modo che ogni dipendente pubblico abbia una dignità, uno salario dignitoso. È ben chiaro. Io per esempio ho l'esperienza dei tribunali, i nostri impiegati in tribunale lavorano moltissimo, sono in mezzo fra noi avvocati e i magistrati, sono persone che lavorano moltissimo, non so se arrivino a fatica a arrivare a 1.500 euro al mese, questo non è più possibile, non è possibile che un dirigente scaldasedia ne prenda 240.000 e un impiegato che lavora veramente per la comunità faccia fatica a arrivare a fine mese. Poi sappiamo i dirigenti come sono nominati, insomma, magari anche senza curriculum, anche senza esattamente un qualcosa che dico che è competente per quell'incarico. È questo, esattamente. È ormai di quotidiana amministrazione che ben nominato o nominare consigliere di amministrazione di enti comunali o regionali senza avere il titoli. Certo, è una cosa fondamentale, mi perdoni dottore, me la lasci dire, una cosa fondamentale, ma vogliamo modificare questa legge elettorale e vogliamo una volta per tutte alla modifica dare rilevanza costituzionale in modo che non venga come quella del Senato, perché il Senato è codificato nella Costituzione, la Camera dei Deputati no, ma vogliamo dare dignità costituzionale alla legge elettorale così ognuno non se la tira e ritira e stiracchia a seconda dei propri interessi. Facciamo un sistema proporzionale. Avete per caso pensato così al servizio pubblico televisivo o dei soldi che spende con il canone di abbonamento? Ma guardi, io per esempio non sopporto i telegiornali d'opinione. Cioè, i telegiornali devono far vedere i fatti. Non mi deve dire il giornalista lui come la devo pensare io. Mi devono fare una relazione dei fatti o concreti, mi devono far vedere delle immagini, mi devono far vedere dei filmati. Poi l'idea me la faccio io. Non devono esistere i giornali d'opinione, salvo che non siano organi di partito, che a quel punto hanno il loro stemma, hanno il loro simbolo. E chiaramente la dicono come i propri iscritti la devono pensare o devono vedere le cose della politica. Ma il servizio pubblico, l'informazione pubblica, non può essere di questo tipo divisiva. Per 6 mesi si parla di un argomento e di altrettante cose importantissime non se ne occupa nessuno. Non è possibile questo modo. Questo è un massacro sociale. Qui ci sono delle grandissime responsabilità. Va bene, Piero, dai, facciamo un po' di calma. Cerchiamo di fare più pacato il nostro confronto. Sì, perché poi lui si emoziona così come fa. Se lasciamo libero, quello parte. È il motivo perché loro magari non fanno male politica. Comunque, quel che è interessante è che il vostro compito futuro, ve lo auguro, sia per il paese, cioè sia un valore aggiunto alla nostra politica e non valore aggiunto. Io e Francesco da ex ufficiali abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica. E questo giuramento sicuramente non abbiamo intenzione di fare. Io lavoro al Ministero dell'Ambiente, lavoro per lo Stato e qualsiasi cosa io faccio la faccio nel massimo interesse delle istituzioni italiane, perché io sono innamorato dell'Italia e quindi qualsiasi cosa posso sbagliare senz'altro, perché tutti possiamo sbagliare, ma in buona fede qualsiasi azione mia è mirata al miglioramento dell'Italia e soprattutto della felicità per poter raggiungere questa felicità che è senz'altro un'utopia, ma dobbiamo sognare per poter vincere. Io penso che comunque è questo l'augurio che tu poi ci facciamo per questa Italia che merita e non merita delle condizioni in cui ci troviamo adesso,
sperando che, insomma, che questo governo possa fare di più e possa durare quanto la legge prevede, insomma, senza sgambetta a parte di qualcuno. Io cosa voglio dire? Io sono qua, noi siamo qui per dare queste informazioni, sono stato contento di avervi invitati e fare la vostra conoscenza, che è più del vostro programma ovviamente, e anche i lettori poi valuteranno se aderire o meno a questo movimento Forza Democratiche Libere d'Italia. Che cosa vi devo dire? L'ultima domanda che posso fare, il tesseramento si paga? Quando si paga? Allora, il tesseramento attualmente è gratuito. Noi per quest'anno abbiamo fatto le tessere con una semplice adesione e il curriculum vitae che chiedo, perché noi vogliamo fare una specie di gruppo, chiamiamolo di intelligenza, cioè, diciamoci le cose, noi vogliamo rappresentare le migliori forze politiche italiane, professionisti, avvocati, ingegneri, giornalisti, medici, abbiamo di tutto da noi, e quindi io non chiedo soldi, non si devono chiedere soldi. In futuro, quando saremo costituiti, chiederemo un contributo volontario, ma non sarà una tessera a pagamento. Quindi al momento siamo zero, quando si fa l'adesione io do un numero di tessera, però a costo zero. È questo che sto facendo ormai da 3 anni, e attualmente quando io faccio le mie trasferte me le pago io di tasca mia, come anche l'avvocato maggiore se le paga di tasca sua. Chiunque dei nostri dirigenti fa delle trasferte oppure organizza dei convegni, le paga di tasca propria. Io adesso organizziamo il 3 di dicembre un convegno al Golf Club Mare di Roma di Ardea, in cui sono invitati sia i cittadini di Ardea sia i nostri dirigenti che vengono un po' da tutte le parti d'Italia, e ognuno pagherà il pranzo di tasca propria, costerà 25 euro, ognuno prende 25 euro, paga il pranzo e partecipa al nostro convegno. Noi non prendiamo nulla. Perché cosa tratterete? Allora, nel convegno dobbiamo discutere il programma e la futura strategia del movimento, perché il movimento è under construction. Noi non siamo costruiti, noi ci stiamo costruendo passo dopo passo, man mano che entra un nuovo dirigente porta il suo contributo, ecco, da questo contributo il movimento si allarga. Io l'altra sera, parlando con il generale Maurizio Bernarola, dico: noi non abbiamo una linea, noi abbiamo un binario a geometria variabile, e noi diciamo non siamo... Ma non è pericoloso, diciamo, questo binario? Non è pericoloso, noi camminiamo dritti. No, non deragliamo, perché siamo dei piloti molto bravi. Quindi, siamo coraggiosi, dottore, siamo coraggiosi. Siamo coraggiosi. Siamo coraggiosi. Quindi imbarchiamo tutte le persone per bene, e questo sottolineo, per bene, che non abbiano conti con la giustizia. Le persone che hanno avuto dei problemi con la giustizia, noi sinceramente possono stare come... come si dice, come semplici iscritti, ma sicuramente non daremo nessun incarico di tipo dirigenziale. Bene, avvocato, lei per concludere così, un ultimo flash. Ci vuole fortuna, coraggio, ma soprattutto non avere paura, nel senso che con la... di niente e di nessuno. Non bisogna avere paura di niente e di nessuno, perché dietro la paura si nascondono le cose più brutte. Pertanto, se hai paura, convincici e dimenticala. Beh, cosa devo dire io? Dobbiamo tornare audaci. Dobbiamo tornare a essere audaci. Dobbiamo tornare a fare una bella e buona politica. Buona politica. Bella e buona politica. Sarebbe bello, veramente molto bello. Deve piacere all'elettore, deve essere entusiasmato, cioè deve essere felice di appartenere a un partito, felice di parlare, felice di votare e di far votare, non essere demotivato non vado a votare, deve essere il contrario. Direttore, la voglio con noi. Per grazie all'invito ci penserò. Intanto io vi saluto e vi ricordo che questa trasmissione in diretta andrà sul nostro canale YouTube dell'Anim e poi in rete sui nostri 4 giornali online: Stampa Parlamento, Radici, Corriere di Politica e Corriere Nazionale. Io vi ringrazio, mi dispiace molto che la Presidente Funicello non è stata con noi stasera,
dati i miei saluti. Sì, peccato che non sia stato presente, e tanto grazie a lei, dottore. Ci ha ascoltato, mi sta chiamando al telefono, dice che ci sta tutto bene. Mi ha aggiornato dei vostri passi, dei vostri, e così vedremo un po' di darvi la parola, perché vedo che meritate di essere ascoltati e di essere intervistati. Bene, grazie a voi, buona serata. Davvero. Grazie, buona serata, buona cena. Arrivederci. Il Corriere Nazionale, quotidiano di informazione online. Notizie a 360 gradi con occhio esperto, aperto a commenti positivi e negativi. Nella redazione lavorano molti professionisti di ogni regione d'Italia e dell'estero, eterogenei tra loro, ciascuno con la sua storia e le sue competenze. Ed è questa disomogeneità, unita al rispetto per le persone, che fa sì che l'informazione sia sempre tempestiva, approfondita, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo, pluralista e senza filtri. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Anche i lettori trovano spazio per esporre i loro punti di vista dentro e fuori i confini nazionali. Servire gli italiani, non servirsene.